Questi primi giorni mi stanno insegnando molto perché non sono mai stato a contatto con una realtà come una prima squadra, nonostante quando fossi al Milan sia stato chiamato in causa qualche volta, ma non direttamente con convocazioni. E mi sto trovando molto bene come gruppo squadra perché comunque i vecchi, diciamo, mi stanno accogliendo molto bene e mi sto trovando bene anche comunque con tutto il mondo Bari in generale, ecco. È molto, molto bello e mi fa molto piacere perché significa che comunque ci tengono a cercare di inserirmi al meglio da subito e farmi capire l'importanza che ha una squadra come il Bari e una categoria come la Serie B, che è la categoria che faremo quest'anno. A me non piace parlare molto fuori dal campo se non interpellato, diciamo, e devo trovare un po' di confidenza per esprimermi, diciamo, al meglio a 360 gradi e a trovarmi a mio agio nel parlare con le altre persone. Però in campo alla fine è fondamentale non tanto farsi vedere, ma quanto essere un aiuto e una guida per i compagni, nonostante io sia il più giovane del gruppo. Diciamo che la musica penso sia un buon modo per caricarsi molto anche prima di un allenamento, di una partita. Io spesso negli allenamenti durante l'off season mi alleno con le cuffie perché mi dà proprio uno stimolo in più per allenarmi meglio. E credo che la correlazione tra i due mondi si possa trovare nel fatto di avere confidenza nei propri mezzi, perché comunque diciamo che scrivere delle canzoni e comunque pubblicarle c'è bisogno di un po' di self-confidence per poterlo fare e penso che questo mi aiuti anche in campo. Principalmente ascolto musica hip-hop. E sempre così fin da quando sono stato bambino, però ho avuto anche altre influenze, magari dai miei genitori, di cose un po' più pop o comunque più popolari, diciamo. Il tema ricorrente, se così posso dire, è le emozioni che provo e come mi sento in quel momento in cui le scrivo. Lo sai che in campo nessuno ha pari, perché noi siamo il Bari, noi siamo il Bari. Nel momento in cui ho saputo dal mio agente che il Bari era interessato a me, sono stato subito molto contento perché comunque io fin da bambino guardando il calcio mi sono sempre ricordato del Bari comunque come una grande squadra, nelle partite della Serie A, della Serie B, e quindi è stato un grande piacere, un motivo di orgoglio e sono qui per far parte di questo gruppo al meglio, per cercare di dare il mio contributo. Io non ho mai vissuto uno stadio vero a tutti gli effetti, con molte persone, molti tifosi, quindi sì, penso che sia veramente bellissimo. Io penso che bisogna essere il miglior esempio prima per se stessi e poi anche per gli altri, quindi alla fine, fascia di capitano o meno, l'importante è essere sempre un esempio positivo per il gruppo e quest'anno, anche se non avrò la fascia, non cambierà assolutamente il modo in cui mi rapporterò in campo, sia in modo tecnico che in modo fisiologico-psicologico, ecco. Diciamo che non abbiamo parlato moltissimo, però diciamo, le richieste principali sono state di giocare come so semplicemente, di imparare più velocemente possibile, dato che comunque io arrivo da un contesto diverso e devo imparare il suo metodo e le sue idee di calcio, ecco. Io sì, ho fatto sempre molti ruoli della difesa nella mia giovane carriera, ho sempre giocato all'occorrenza terzino, destro, anche sinistro e però in realtà l'ho fatto anche come primo ruolo in certe stagioni perché evidentemente lo faccio bene, quindi mi fa piacere che possa ricoprire più ruoli.